Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, sospetta reazione avversa, sospesi i test del vaccino di Oxford. AstraZeneca descrive che azione di routine, dobbiamo indagare. Non è inconsueta per i test clinici una sospensione, ma lo sviluppo del vaccino del coronavirus è uno di quelli più sotto osservazione della storia e qualsiasi segnale che arriva dai test è passato all'esame con la lente di ingrandimento. Test rapidi, la corsa all'acquisto dei kit per lo screening di massa, alcuni lavora una gara pubblica mentre per ora ogni regione fa da sé. Dopo la prima partita di test antigenici ordinata a metà agosto, appunto, il commissario all'emergenza è pronto a lanciare una richiesta pubblica di offerta, ma il Ministero della Salute per ora pensa di usarlo solo negli aeroporti. La regione guidata da Luca Zaia va avanti in autonomia, seguita da Lazio, Emilia-Romagna, Friuli, Piemonte e Lombardia. L'attacco del Movimento 5 Stelle al Pirellone, che dicono gli altri governatori, sia di destra che di sinistra, puntano a impiegarli pure nelle scuole. La Lombardia che fa? Coronavirus, fibrosi polmonare dopo forme gravi di Covid, il rischio per fumatori, diabetici o ipertesi, lo si evince da uno studio condotto dall'ospedale Figlie di San Camillo di Cremona e pubblicato sulla rivista internazionale Journals of Infection Disease, una delle più autorevoli in tema di malattie infettive. Migranti in quarantena per 4 giorni su un pullman a Udine, interviene la Caritas e Federica minaccia un'ordinanza alla Musumeci. La settimana scorsa 70 persone provenienti dal Pakistan, Afghanistan e Bangladesh sono state trasferite da Tricesimo al capoluogo friulano, governato dalla Lega. Hanno dormito sul mezzo o sul prato senza un bagno. Ora se ne occuperà l'associazione diocesana. La soluzione è arrivata martedì durante la visita della Lamorgese che ha promesso più controlli ai confini. Conte alla festa dell'unità dice quarantena più corta ridurrebbe costi sociali. Sul recovery 209 miliardi da spendere senza sprechi. Il premier ospite dei Dem a Modena dice la mia prima festa dell'unità in assoluto. Se mi sento a casa mia, qui gli applausi sono stati belli, sentiti e calorosi. E il recovery plan, dentro ci sarà anche un progetto significativo per Roma. Dobbiamo pensare anche a uno statuto, anche normativo della capitale. Le regionali, presentarsi in modo sparpagliato significa presentarsi in modo impari. E sul MES dice, se ci sarà bisogno lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Notizie da Treviso e dal Veneto. Montebelluno, mamma della sposa positiva al Covid, quarantena per gli invitati. I casi di positività continuano nella Marca, contagiata anche una maestra del nido, bimba di 3 anni contrae il virus a un corso dell'insegnante di inglese. Ci hanno detto ai napoletani niente casa, Conegliano, coppia sotto sfratto con 3 figli, una coppia coneglianese da 15 anni chiede un alloggio popolare, ma in un ufficio hanno risposto con la frase discriminatoria. Silea sparò e uccise il genero, condanna a 15 anni. Il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti al 92enne Giovanni Padovan, che ha così evitato l'ergastolo. Montebelluna positiva, un'educatrice dell'asilo nido comunale infettata dopo essere stata a una festa, controlli su tutto il personale. Il sindaco ha detto sbagliato abbassare la guardia. Annullato il Luna Park alle fiere di San Luca a Treviso nel periodo scelto per le antiche fiere di San Luca dal 2 al 18 ottobre. Potranno comunque essere organizzati eventi rievocativi e legati alla storia della manifestazione. Su Segana altri 2 contagiati all'Electrolux, uno è parente di una donna rimasta contagiata all'AIA di Vazzola, altro focolaio della Marca. L'altro è un collega che opera sulla stessa linea di montaggio. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.